chiedi a Dio ti sarà dato. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo con grande fiducia il Vangelo di oggi che è Luca 11, 5, 13. In quel tempo Gesù disse ai discepoli: se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: amico, prestami tre pani perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli. E se quello dall'interno gli risponde: non mi importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani. Vi dico che anche se non si alzerà a darglieli, perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene io vi dico, chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Quale padre è tra voi? Se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Amen. Cari amici, continuiamo questo bellissimo capitolo 11 del Vangelo secondo Luca, che è iniziato con la preghiera che Gesù ha insegnato ai propri discepoli, ai propri apostoli. Abbiamo visto ieri, quando gli hanno chiesto, vedendo che Gesù pregava con grande gioia, entusiasmo, con fiducia con il Padre, gli hanno detto: insegnaci a pregare. Ecco le parole del Padre nostro, questo programma, questo stile di vita del cristiano. Successivamente parla di questa storia, di questa, diremo quasi parabola, racconto in cui c'è un uomo che sta dormendo con la famiglia e un amico ha bisogno di un favore, di avere del pane, perché un suo amico è andato a trovarlo, a visitarlo. Gesù dice che si alzerà a dargliene soprattutto per la sua invadenza. Quindi, subito dopo, Gesù ci propone questo slogan: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Tutto questo riguarda la preghiera. Quindi non è qualcosa che si discosta dal modo di relazionarci con Dio, che ieri o poco prima abbiamo visto chiamarlo Padre, Abba, quindi non più solo Adonai, Yahweh o colui che non si può nominare, ma colui con il quale abbiamo una relazione filiale. E dovrebbe essere talmente filiale che c'è confidenza, che c'è fiducia. Perché altrimenti questo chiedete e vi sarà dato potrebbe diventare uno schematismo, potrebbe diventare una formula matematica, quasi magica. Chiedi, ricevi. Bussa, ti sarà aperto. Cerca e trova. Ma non è così, perché abbiamo visto da dove Gesù è partito. Relazionatevi con Dio come verso vostro Padre, chiedendo che sia fatta la sua volontà, chiedendo che ci dia il pane nostro quotidiano. Quando noi abbiamo questa fiducia in Dio, questa armonia con Lui, perché ogni giorno stiamo alla sua presenza, sediamo ai suoi piedi, lo ascoltiamo, lo conosciamo, ecco che in noi entra una comunione talmente forte con Dio che noi chiederemo, come dice San Paolo, le cose che in realtà Dio stesso già ci vuole donare. Tutto ciò che gli chiederemo sarà ciò che lo Spirito Santo metterà nel nostro cuore,
perché sentiamo che Dio ce le vuole dare. Quindi chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. È tutto vero nella misura in cui io ho fiducia in Dio, io ho confidenza con Dio, io persevero in questa fiducia, in questa comunione, in questo dialogo con Lui, in questo ascolto, altrimenti, lo ripeto, diventa un ritualismo. Chiedi, 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 una routine e poi vediamo che qualcosa mi dà, altre cose non mi dà, quindi Dio, oggi sei buono, domani sei cattivo, non so cosa ti ho fatto, e andiamo e cadiamo in una serie di ragionamenti che non ci edificano, anzi ci scoraggiano dalla fede. Ritorniamo ai primi versetti del capitolo 11. Ritorniamo a Dio, chiamandolo Padre, ascoltandolo, avendo fiducia in Lui. E quello che gli chiederemo ce lo darà, perché già ci ha messo questa certezza, convinzione che è con noi e che ci sta guidando nei passi giusti della nostra vita come cristiani. Grazie Signore Gesù per questa parola. Grazie perché Tu ci chiami amici. Grazie perché vuoi il meglio per noi. Io voglio credere, Signore Gesù, che il Padre mi ama, che il Padre ha cura di me, che il Padre ogni giorno viene in cerca di me, anche quando io cado, pecco, rompo la comunione con gli altri. Signore Gesù, io oggi voglio chiedere una nuova relazione con il Padre, perché ogni cosa che gli chiederò me la conceda. E questa relazione voglio che sia più importante della mia stessa richiesta, della mia stessa intercessione. Spirito Santo, vieni nel mio cuore, aprilo affinché io possa sapere cosa chiedere, come cercare e come bussare. E ogni porta che viene dall'alto possa essere aperta, oggi nella mia vita, nel mio lavoro e nella mia famiglia. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, lo slogan di oggi è: chiedi a Dio e ti sarà dato. E noi sappiamo che però prima viene il fatto dell'entrare in relazione, in comunione con Dio come Padre, chiedergli che sia fatta la sua volontà e ci concederà quanto gli chiederemo. Un caro saluto e un abbraccio da parte mia e della Coinonia Giovanni Battista, Oasi di Biella. A domani, ciao! Carissimi, vi invitiamo al seminario online sulla preghiera personale, dove vi insegneremo come pregare con la Bibbia, come ascoltare la parola di Dio, come metterla in pratica e portare grande frutto. Da venerdì 27 ottobre per 4 settimane. Iscrivetevi sul nostro sito. Ascolto.